Ciao a tutti! In questi giorni abbiamo parlato tanto insieme dell'idea di casa e sono molti i pensieri e le suggestioni che avete condiviso con noi. Ci avete parlato di una vostra idea di casa legata a oggetti, persone, animali, persino odori, quel profumo inconfondibile della casa della propria infanzia. E quindi l'immagine che ci avete restituito è quella di una casa non tanto, non solo legata al luogo fisico, quanto più a uno spazio interno. Ed è proprio su questo che vorremmo soffermarci, perché a noi piace molto questa idea di casa come luogo sia fisico che simbolico, come spazio nel quale ci sentiamo protetti e nel quale possiamo lasciare andare un po' le difese. Perché l'idea di casa è proprio un concetto che danza un po' al confine fra interno e esterno, fra spazio concreto e luogo dell'anima. E questa definizione ci aiuta a capire meglio quella di luogo sicuro. Il luogo sicuro è quel posto vissuto, ricordato o anche solo immaginato nel quale ci siamo sentiti al riparo, tranquilli, quello spazio che fa parte profondamente di noi e al quale anche solo pensarci cambia un po' il modo in cui ci sentiamo, perché la sensazione di poterci sentire al sicuro quando ne sentiamo la necessità è molto importante. Inoltre la casa contiene tutti i nostri pensieri, tutte le nostre emozioni e forse in questo momento nella nostra casa abitano anche la nostalgia, la tristezza, la mancanza, la sofferenza. Proprio così, perché in quella che chiamiamo casa c'è spazio per tutto ciò che siamo. Quindi la casa come posto sicuro, la casa come luogo che contiene e la casa anche come luogo dal quale partire e poter ritornare nel momento in cui ci muoviamo per il mondo, in cui esploriamo altre parti di noi e degli altri, nel momento in cui allarghiamo un po' i nostri confini. E in questo senso la casa infatti è la prima esperienza di confine, determina un dentro e un fuori, qui finisco io e qui inizia il mondo. Certo, per alcuni casa è questo, per altri forse in questo momento non è così facile trovare all'esterno o all'interno questa sensazione di sicurezza. In ogni caso grazie di averci seguito e di aver contribuito con i tuoi pensieri. Ci vediamo presto. Ciao!